Corner, lunedì 13 novembre e alla tredicesima giornata, se non dico male, il Catania ha rimediato già 6 sconfitte. Urge chiaramente un cambio di rotta e sta arrivando un nuovo pilota per questa macchina. Speriamo che possa risolvere in qualche modo quelli che sono i problemi. Ci riferiamo ovviamente a Cristiano Lucarelli. Do il benvenuto e ringrazio per essere qui con noi questa sera a Carlo Breve. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Grazie Carlo e saluto e ringrazio anche Angelo Patanè che state vedendo. Non è bisogno ringraziarmi, insomma ci ringraziamo da soli, buonasera. Grazie anche ad Alessandro Magliesini che già abbiamo avuto modo di vedere nell'anteprima oggi pomeriggio alle 14.30. Noi viviamo qui ormai. E abbiamo anticipato alcuni temi. Esatto. E poi vado subito da Naomi che ha già forse del materiale, sì. Per quanto riguarda insomma i contatti con i nostri amici da casa, sono vogliosi di sapere, di conoscere che cosa sta succedendo. Fra poco ci arriviamo, Naomi, a te. Sì, intanto buonasera a tutti e a tutte. Voi vedete i nostri conduttori, opinionisti qui in studio in questo modo, ma in realtà sono come vi farà vedere la regia. Io che aspetto l'annuncio di Lucarelli. Grafica, in questo momento un meme. Io l'ho visto tutto il giorno al lavoro ed erano più o meno così, gli scheletri dietro un computer aspettando l'ufficializzazione. Nel frattempo immagino che voi siate così anche a casa, scrivete su WhatsApp, condividiamo questa sofferenza insieme. Allora, Angelo, hai fatto un inizio molto moscio di questa trasmissione. Ma perché fosse... Angelo, ormai siamo, ormai molto... c'è stanchezza. C'è stanchezza non solo nostra. Esatto, di tutti. Anche da parte di chi ci segue da casa, nel senso voglio dire che sì, sono tanti i messaggi che arrivano, però ormai c'è, non dico un appiattimento, settimana scorsa erano più frizzantini, diciamo così. Mentre invece oggi... ma ora arriva la sveglia toscana. Adesso arriva la sveglia toscana. Che mette tutti fuori dal letto. Volevo spiegare anche il perché. Perché è il peggiore campionato di Serie C, il peggiore inizio di campionato. In linea però. Le peggiori 13 prime partite di campionato che ci ricordiamo dagli anni 2000. Dal 2015. Sì, insomma, tutto sommato, come... ma forse probabilmente anche andando a ritroso... Sembra una ricerca più ampia. Però dico, come termine di paragone, diciamo il ciclo di Serie C dal 2015 in avanti, il punteggio più basso. Però voglio poi dire che seguendo il Catania forse tutti quanti, certo, da tanti anni addietro, molto prima del 2015, è sicuramente al di là dei risultati, per quelle che erano le prospettive di questo campionato, per quello che era l'impianto societario, per quello che è stato il cammino della scorsa stagione, quelle che erano state le premesse e anche le promesse relative ad un inizio di campionato decisamente diverso, questo rimane certamente nei termini di percentuali e di proporzione tra gli investimenti, le aspettative e il pregresso sicuramente il peggiore. Questo non c'è dubbio. La sveglia toscana. Sì, la sveglia toscana è in viaggio. Sta viaggiando. Da Terni a Catania in macchina, è partito... tarda mattina di oggi, dopo aver firmato un po' di strada, sì, c'è 870 chilometri per l'esattezza, ha firmato la risoluzione con la Ternana, aveva un contratto in essere fino al 2025 e domani insomma ci sarà l'annuncio e domani assumerà ufficialmente le redini del comando con un incarico che va oltre il semplice ruolo di allenatore, perché l'operazione, insomma, è un'operazione importante sia da un punto di vista societario che da un punto di vista tecnico, perché a Lucarelli viene dato un ruolo di primo piano che esorbita un po' allenatore manager, che porta in dote un'esperienza importante, un allenatore ha fatto tutta la gavetta, è venuto da dilettanti, poi allenato in Serie C, ha portato la Ternana a suon di record in Serie B, ha allenato la Ternana in Serie B, tra l'altro con un primo anno ai limiti della qualificazione ai playoff. Poi a quest'anno a Terni è un po' cambiato tutto, Bandecchi è diventato sindaco, la Ternana ha cambiato proprietà, budget sensibilmente ridotto con un ciclo completamente nuovo, un addio a tutti i migliori, da Palumbo a Partipilo per fare alcuni nomi. Quindi Ternana che è partita male e che quindi poi ha deciso di cambiare Lucarelli con Breda, e forse questa è stata tra virgolette la fortuna
per quello che può essere una fortuna in questo momento disastroso del Catania, come incastro, la modifica del contratto collettivo che consente adesso agli allenatori esonerati entro il 20 dicembre di poter assumere la guida tecnica di un'altra squadra professionista. Sono contento perché l'altro nome che era stato affiancato comunque al Catania, che era quello di Rolando Maran. Ti ricordi le percentuali lunedì scorso? 65 Lucarelli, 35 Maran. Anche Rolando. Oggi al 100% allenano tutti e due, ma due squadre diverse. Esatto, e questo tutto sommato. Maran al Brescia, Lucarelli ovviamente da domani al Catania, e questo comunque credo che sia giusto. Ma allora abbiamo un sacco di roba oggi, cose da vedere, tante cose da vedere. Anche perché dobbiamo dare dei dettagli sul contratto di Lucarelli. Lo facciamo fra un attimo, meritano. Fra poco sentiremo anche Carlo sulla partita di ieri. No, una pillola, sì? Questo fuga via l'arrivo di Lucarelli, tutte le diffidenze che magari qualche tifoso aveva manifestato nei confronti della gestione Pellegra, e quindi dimostra che stanno investendo forte, e secondo me ci saranno anche degli investimenti oltre quello dell'arrivo del tecnico anche nel mercato di gennaio. Sicuramente ci saranno altri investimenti. Diciamo che è stata una rivoluzione totale di quello che è stato un primo iniziale progetto, che era quello di fare il matrimonio con i fichi secchi, perché vi in realtà di questo si è trattato. Poi magari ne parliamo. Fare nozze. Vi ricordate il Catania, il primo Catania di Serie B? Quello della gestione Pulvirenti e Lomona. Sonetti. Quando poi praticamente prima a un certo Costantini, punto, sì, a un certo punto fu rivoluzionata la squadra a gennaio. Siamo forse su quelle frequenze, su quella lunghezza d'onda. Possiamo vedere al volo la schermata del top del match per così riassumere. Il top del match. Top del match. Per riassumere il cammino di Lucarelli. Eccolo qui. Nelle due esperienze alla guida del Catania, 17-18. Sappiamo benissimo, Catania-Siena, eliminazione playoff in semifinale, come no. Sogno per Serie B accarezzato fino a tre quarti campionato, a un certo punto avanti a Lecce, poi quella famosa partita con la Juve Stabia in casa che spezzò questo sogno, e 2019-20 subentrando a Camplone, poi stagione interrotta per il Covid e conclusa con i playoff, il Catania ha un soffio e l'impresa vincere a Terni, segnò Ferrante nel finale. Il consuntivo però mi sembra interessante, perché le 70 partite allenate da Lucarelli col Catania tra campionato e Coppa Italia e Serie C danno numeri importanti, in due condizioni diverse, una squadra fortissima, quella 17-18, una squadra sensibilmente meno forte, 19-20, però nell'insieme delle due stagioni 36 vittorie, 19 pareggi, 15 sconfitte su 70 partite, 112 gol fatti e 67 subiti, con una media punti complessiva di 1,81 a partita. Siamo a metà delle sconfitte, quelle maturate quest'anno al Catania. Esatto. 6 sconfitte in 13 partite. 15 in 70. 15 in 70. Vabbè, non insomma, ci sono termini di paragone. Fra poco vedremo tante cose carine. Okay. Naomi, una pillola proprio di messaggi? Di messaggi, certo. Ok, volevo iniziare con questo perché mi ha fatto ridere, l'ho capito dopo. Sera, sono Angelo, finalmente incominciano a segnare altri, chissà, può essere la svolta, ma nutro sempre perplessità per Tabiani. Questo messaggio forse è viaggiato con una rete internet lenta, non lo so. Comunque secondo Tabiani è su Brindisi Catania questo. Esatto, probabilmente. Vabbè, continuiamo. Perché buonasera. Altri, gli unici che hanno segnato fuori da Chirico e di Carmine, sono stati a Brindisi. Buonasera, bisogna dire a Chirico che non gioca da solo, ma in una squadra. Speriamo che ci sarà un cambiamento con il nuovo mister. Buonasera, Lucarelli, concludi il cammino interrotto alcuni anni indietro. In bocca al lupo, Francesco Borzì. Chissà che non stia guardando questa trasmissione, Cristiano. Credo è arrivato a Catania, guidando. Non è arrivato. Un po' complicato. Un po' complicato. Magari sta facendo una pausa cena e ci sta guardando in streaming. Ma secondo me sì. Buonasera amici di Corner, purtroppo stiamo pagando l'inesperienza di Grella come dirigente, allenatore non all'altezza del Catania, idem i giocatori, saluti Gianfranco. Con molta probabilità si riferisce all'allenatore che abbiamo avuto fino a qualche partita fa. 13 novembre, esatto. Altro che cambiare allenatore, la squadra non esiste, ci vogliono un centrale, un regista e una punta da 15 gol, Antonio Nicola 51, anche oggi poche pretese comunque. Ci ha dato praticamente le sue indicazioni. Vediamo adesso il riassunto della partita di ieri. Nel montaggio di Massimo Ceraulo, che ha fatto delle cose molto carine, godiamocelo, vediamolo insieme. Che abbia vinto, no. Mi sono divertito, altri invece fanno schifo. Un
l'unico messaggio di ottimismo è giunto dal nostro bravissimo tecnico del montaggio. Mentre ieri per la prima volta ho visto un allenatore del Catania chiedere pubblicamente aiuto a tutti quanti. Questo è il sintomo di una situazione che evidentemente all'interno dello spogliatoio, all'interno del gruppo, all'interno diciamo della struttura squadra è davvero allarmante. Sentire Michele Zeoli che è da calciatore. Lo vuoi sentire? Te lo faccio sentire. Fammelo sentire. Sentiamo Michele Zeoli. E dopo ti racconto le mie sensazioni. L'intervista a Zeoli nella post partita di ieri ce l'abbiamo pronta, allora la vediamo e la sentiamo insieme e la commentiamo. I ragazzi hanno fatto un buon primo tempo, anzi ero molto fiducioso. E poi c'è stato questo gol su una palla persa, non so, e poi siamo andati dietro al risultato, perché comunque sia io sono stato a contatto con questi ragazzi una settimana, non li voglio giustificare, però in questo momento io penso che la mia parola valga tanto in questo momento, hanno bisogno di aiuto, loro... Io credo che questa cosa qui sia fondamentale per uscirne fuori, sono straconvinto che ne usciranno fuori e potranno regalare soddisfazioni. Dispiace per la società in questo momento, dispiace per i tifosi che sono venuti qua, dispiace per tutta la città di Catania. Volevo regalare un mattoncino per ripartire, mi dispiace, non ci sono riuscito, e per me che oltre ad essere in questo momento l'allenatore ma tifoso, tutto è esasperato. Insomma, abbiamo sentito i concetti essenziali di Zeoli, no? Tre parole essenziali, questi ragazzi hanno bisogno di aiuto, lo ha ripetuto più volte nel corso dell'intervista. Tutto sembra esasperato in questo momento e questo è un altro sentimento vissuto dal campo e vissuto da un dirigente tecnico che nell'arco di 8 giorni mette da parte l'orgoglio personale, dice avrei voluto dare un mattoncino, regalare un mattoncino sul quale costruire, io mi farò da parte tra qualche giorno, si sapeva già ovviamente dell'arrivo di Cristiano Lucarelli, ma la sensazione che ho guardando gli occhi di Michele Zeoli è quello davvero di un giocatore che non è più giocatore, ma che vive ancora l'atmosfera del calcio giocato in campo e lo vive anche da allenatore tifoso, che ha davvero la percezione che stia accadendo, sia accaduto qualcosa di grave, talmente grave da chiedere aiuto un po' a tutti quanti. È il momento di stringersi attorno a questa squadra, è il momento in cui la società non ha fatto una virata, ha fatto una strambata vera e propria, cioè ha rivoluzionato quello che era l'impianto teorico sbagliato o comunque evidentemente sopravvalutato all'inizio di questo campionato, ha impegnato fondi importanti, risorse importanti, scelte in totale controtendenza rispetto a quello che era stato il progetto iniziale. Quindi la società che è in grado di mettere mani al portafoglio, di dimostrare di essere comunque presente, di essere cosciente, perché vedi Alessandro, vedi Angelo e Carlo, rivedere l'intervista di Grella, la non è conferenza... bello, scusa Angelo, interruzione per questo messaggio, sì. Potete dirci se Marsura ha rescisso? No. Assolutamente no. No, Marsura stasera rientra a Catania e da domani sarà a disposizione, ha avuto un permesso per dei problemi familiari con cui convive da alcuni mesi, circostanza che tra l'altro fu manifestata dalla dirigenza del Catania prima di accettare la proposta del Catania. Il ragazzo aveva detto chiaramente: io ho questi problemi familiari, nel corso della stagione potrà capitare di dover tornare a casa, quindi assolutamente nessuna rescissione del contratto, ma motivo familiare, come anche dato dal comunicato delle convocazioni prima della partita di Cerignola. Posso però chiedervi di pazientare, sì, perché siamo già fuori rispetto a quella che... ti ho interrotto, no, mi sembra opportuno. Riprendiamo questo discorso, facciamo una breve sosta, d'accordo, poi torniamo, ripartiamo da Angelo Patanè. Sì, la mia breve. E fra poco avremo modo di avere anche notizie, nuovi particolari su questo contratto che lega Lucarelli al Catania. Dopo.
Allora, la promessa è una promessa, ripartiamo da Angelo Patanè. Ripartiamo dalla conferenza stampa di Grella e ripartiamo le dichiarazioni viste a specchio ieri di Michele Zeoli. Due racconti che specificano degli errori, errori ai quali la dirigenza sta ponendo rimedio. Attenzione, perché Lucarelli è la scelta definitiva, no? Non c'è più qui un ragionamento basato sulle ipotesi, ovvio. Nell'ottica della dirigenza, se Tabiani poteva essere un azzardo, una scommessa persa sul campo, Lucarelli diventa una rappresentazione da qui al futuro prossimo, no? Perché sarà questo il progetto sul quale si fonderà la partenza del Catania in questa stagione e soprattutto si fonderà quello che dovrebbe essere il primo step, cioè l'approdo in Serie B, che secondo l'ottica di Cristiano Lucarelli dovrà essere comunque raggiunto entro la prossima stagione. Questa è stata una delle condizioni verbali poste da Lucarelli del confronto con Grella e con i dirigenti. Avere a disposizione una rosa, quantomeno per l'anno prossimo, di 22 titolari, cioè prendere la squadra, per dare un'ipotesi così di lettura facile per chi ci ascolta, della scorsa stagione, quella che ha vinto facile lo scorso campionato. Ma senza andare lontano, la sua Ternana era la squadra esattamente di questa tipologia. Radicarla a Catania. Sì. Radicarla a Catania significa prendere la formazione l'anno scorso del campionato di Serie D e riproporre lo stesso tipo di campionato, ovviamente con figure che invece diventano 22 titolari in Serie C, cioè dove l'allenatore non deve avere il dubbio sul inserire un titolare o una riserva, deve soltanto scegliere tra il migliore, tra i 2/3 titolari che dovranno essere messi a disposizione per ogni ruolo. Due sicuramente, per qualche ruolo probabilmente anche un terzo titolare, il resto affidato ovviamente al settore giovanile del Catania. In questo progetto ovviamente si sposa l'idea di avere acconsentito a queste richieste di Cristiano Lucarelli, quindi gli errori commessi dalla società, da Grella, sono evidenziati, ma sono anche stati in un certo qual senso riparati. Quello che invece adesso bisognerà capire, e in tal senso voglio subito fare una domanda a te, Carlo, è come si fa a rimettere in piedi una squadra che, detto dallo stesso tecnico che ha allenato per 8 giorni, ma che ha vissuto ovviamente lo spogliatoio, è un tecnico che l'anno scorso era il tecnico di 6 giocatori che ieri hanno giocato, dice abbiamo bisogno di aiuto. Che tempi ci vuole, necessitano per un allenatore rimettere in piedi una squadra mentalmente, ma soprattutto che ciclo di allenamenti ci vuole per rimettere in piedi atleticamente questo Catania? Per quanto mi riguarda e per quello che penso io, lui troverà, il nuovo allenatore trova la migliore condizione per lavorare bene, per fare bene, per incidere. È la migliore condizione che può trovare un allenatore, trovare una squadra che sta facendo male, trovare una squadra che è in crisi di identità, trovare una squadra che è in crisi di, a livello nervoso sta male, a livello mentale sta male, e ricaricarla. Ma è un paradosso. È un paradosso, ma è così. Io ritengo che lui da questo punto di vista abbia tutte le qualità per rimettere in piedi la squadra e la stagione. Quanto tempo ci vuole? Per raggiungere una buona condizione fisica sicuramente ci vuole del tempo. Concordi però, con me? Secondo me condizione fisica e condizione mentale vanno di pari passo e quindi io ritengo che in poco tempo lui riuscirà a incidere sulla testa dei ragazzi e quindi anche a livello fisico la squadra avrà una scossa e sono sicuro che il Catania potrà fare, perché la qualità della rosa c'è, cioè io sono convinto che la squadra ha dei valori a livello tecnico e dovranno uscire fuori altre situazioni che purtroppo finora non abbiamo visto e sono convinto che potrebbe essere l'uomo giusto Lucarelli. Un passaggio, un passaggio sì. da Naomi. Vai. E poi magari vi faccio vedere una cosa carina che abbiamo preparato su Lucarelli. Va bene, iniziamo con questa equazione matematica. Lucarelli uguale ritiro, uguale calcio mercato, uguale rimonta. Tutto riassunto in questo messaggio. Una formula. Una formula, sì. Buonasera a tutti. Potete dirci se Marzura... Ah, questa l'abbiamo già letto. Buonasera a tutti. Non ho più parole per la delusione che provo. Prendiamo esempio di Casertana e Mantova ripescate dalla D e fatte le squadre in mezza giornata. Puntini, puntini, benissimo. Solo la maglia.
Buonasera, il Catania non ha un'anima, frutto di una pianificazione societaria grossolana. Speriamo che mister Lucarelli rimetta in sesto la squadra, anche se la stagione, a mio avviso, è compromessa. In ogni caso, forza Catania. Buonasera a tutti. Mi spiegate per favore perché Ferraro, secondo la società, non può allenare in Serie C? Un attimo, allora. Secondo quale società? La società, voi dite, del Catania, probabilmente, che lo ha licenziato. Come valutazione. Come valutazione. Se glielo chiediamo oggi, forse la valutazione può essere diversa. Potrebbe essere diversa. Naomi, altri due messaggi? Questo messaggio che contiene un problema logistico, perché scrivono: buonasera, sabato alle 14 si pensa di fare richiesta per posticipare la partita, visto che in piazza Spedini c'è il sabato il mercatino rionale. Sapete qualcosa in merito a questo posticipo? Si fa col mercatino rionale. Allora, cercheremo di capire che cosa succede, però in questo momento... Non ci sono. Alle 14. Questo non è... ci sono indicazioni. No. Allora, l'ultimo, ti leggo l'ultimo. Sì. Cucasca e Sisusi non si chiama cascata. Ciao Filippo, bel giorno. Ciao Filippo. Grazie Filippo. Ecco. Allora, torniamo di nuovo qui in studio. Alessandro. Possiamo vedere la classifica un attimo? Vediamo la classifica. Solo per aprire un tema. Esatto. No, per aprire un tema, vorrei anche da questo punto di vista sapere cosa ne pensa Carlo. Questa è la classifica, tra l'altro, ancora non definitiva della giornata, perché sono scesi in campo stasera Juve Stabia e Benevento, tra quelle, diciamo, di testa. Carlo, ragionando oggi così, vedi questa classifica, può darsi che domani Juve Stabia e Benevento abbiano ancora più punti. L'opera di Lucarelli inizia in questa condizione, ok? Molto deficitaria. Realisticamente, e anche alla luce di quello che può accadere da qui a gennaio, insomma, aggiustamenti e la rosa, eccetera, dov'è giusto immaginare che possa essere il Catania a fine stagione? Cioè, partendo da questa situazione così compromessa, per essere realisti, cosa bisogna guardare? E se, aggiungo, è importante a questo punto guardare alla Coppa Italia come passepartout per avere una migliore posizione di classifica nella griglia dei playoff, perché la Coppa Italia poi dà dei vantaggi importanti nella griglia dei playoff. Sì, la Coppa Italia sicuramente deve essere un obiettivo del Catania in questo momento, che si trova così attardato in classifica. Bisogna considerare la Coppa Italia come un momento importante per avvicinarsi ai forse playoff. Forse primario, no? In questo momento. Forse diventa in questo momento uno degli obiettivi sicuramente, quindi non bisognerà sottovalutare nelle rotazioni e quindi andare, insomma, a far giocare magari qualcuno che ha giocato meno. Bisognerà essere abbastanza ponderati nelle scelte, ma io ritengo che il Catania deve recuperare sicuramente Di Carmine, che diventa fondamentale, perché è un finalizzatore, uno dei pochi finalizzatori. Potremmo averlo convocato sabato, che ha il Catania, ecco. E secondo me sabato è la partita giusta per rilanciarsi, perché arriva una squadra che sta peggio del Catania, che è la Turris, che ha fatto una flessione importante, una flessione clamorosa, sicuramente sta peggio anche in classifica del Catania, e sabato è la partita giusta per mettere veramente quell'energia positiva che serve a questi ragazzi per sbloccarsi. Quindi sabato ritengo ci debba essere proprio un'empatia tra pubblico, tra società, allenatore e ragazzi. Deve essere un punto di partenza che purtroppo non c'è stato nelle precedenti situazioni in cui doveva esserci. Quindi deve essere un punto di partenza dove poi costruire partita dopo partita, sofferenza dopo sofferenza, e vincere qualche partita sporca. E sicuramente io non discuto l'allenatore Lucarelli dal punto di vista tecnico tattico, non lo conosco molto bene, voi lo conoscete meglio di me, l'ho visto solamente in pochissime occasioni, mi ricordo della finale, semifinale, playoff, ma dal punto di vista caratteriale credo che abbia proprio quella capacità di poter tirare fuori il meglio dei giocatori e vincere qualche partita sporca che finora il Catania non ha vinto. E mattone dopo mattone il Catania realisticamente potrebbe arrivare tra le prime quattro, secondo me. Dobbiamo prime correre. Quattro. Secondo me sì. Dobbiamo correre, vi faccio vedere una clip che abbiamo preparato su Lucarelli del passato, quello che ha fatto Lucarelli in precedenza qui a Catania. La possiamo vedere.
Posso dire, Lucarelli, se mai ci sarà una fine del Catania, Lucarelli fino all'ultimo battito di cuore è del qua. Catania, fino all'ultimo rantolo del Catania, Lucarelli è qui. In questo girone i campionati si vincono vincendo partite come questa, come oggi. Il calcio poi alla fine la butta dentro, vince. Questo momento di difficoltà ci trasmette a tutti qualcosa, no? Quindi vuol dire che la gente ha apprezzato quello che avevo promesso a loro. Abbiamo rivisto un piccolo insomma, riassunto di quello che carismatico Lucarelli. Alessandro, parliamo un po' di Lucarelli, poi magari dalla partita ci addentreremo, fra non molto abbiamo degli episodi che faremo. Comunque, serve a poco. Prima però, prima di questo, volevo dire che il Cibalino torna a disposizione del Catania. C'è abbiamo una delle immagini del comune e possiamo fare vedere insomma la struttura ormai messa a nuovo, il Cibalino dunque il Catania si allenerà qui, si potrà utilizzarlo per le partitelle, per gli allenamenti, quindi ha una sua casa adesso il Catania, le partite non è un aspetto da trascurare assolutamente no, perché la struttura che certamente è stata rinnovata, rimessa a nuova, consentirà al Catania di non fare anche lunghi viaggi per andarsi ad allenare. Dico una bella cosa, ogni tanto sottolineiamo che il buon governo riesce a realizzare anche dei buoni progetti in breve tempo, perché altrimenti ci crogioliamo su frasi stucchevoli, ecco, nel brutto, nelle cose aride, che non funzionano. Ogni tanto diciamo pure che qualcosa funziona, funziona anche bene. Io 30 anni che seguo il Catania e il Cibalino così non l'avevo mai visto. Ho sempre visto un campo in terra battuta, ho sempre visto un campo isolato, ho sempre visto qualche cespuglio d'erba, qualche partitella ce la siamo fatti tra scavole ammogliati quando finivamo le partite, o quando sotto il Cibalino c'erano gli spogliatoi del Catania e allora lì magari si stava insieme per qualche minuto dopo la partita. Vabbè, è un passo importante perché intanto abbiamo fatto vedere anche l'impianto di irrigazione, nella programmazione l'impianto è in erba naturale, anche c'è l'erba naturale, quindi consente evidentemente al Catania di poter lavorare in un certo modo. Alla fine insomma vivere ancora di più la casa del Catania per questi giocatori è importantissimo, Angelo. È importantissimo, non importante, importantissimo. Allora, è stata ultimata la semina del manto erboso, che è naturale, e è stato provato anche l'impianto di illuminazione. Quindi diciamo che è tutto pronto, il Catania acquisisce anche questo gioiellino per potersi, diciamo, allenare con tranquillità. Anche perché si possono fare degli allenamenti diversi, diversificati nell'arco della stessa seduta. Cioè si possono fare delle prove al Cibalino e subito dopo spostarsi. Diciamo che però non bisogna stressare poi Massimino. Attenzione, dico, il terreno sarà un modo per provare da una parte e mettere in pratica dall'altra. Lo reputo davvero una struttura estremamente funzionale. È 30 anni che ci interrogavamo tutti quanti sul perché non venisse utilizzato, poi ovviamente l'arrivo di Pulvirenti, l'arrivo di Torre del Grifo, la possibilità di avere ovviamente una struttura completamente diversa aveva fatto abbandonare questo miraggio, che invece oggi ritorna a realtà come tutte le belle favole che poi alla fine comunque si concludono con un lieto fine, diciamolo. Allora, adesso parliamo di questo contratto di Lucarelli, abbiamo un tappeto di immagini, possiamo anche fare vedere Lucarelli con il supporto video e Alessandro ci racconta magari gli ultimi particolari. Sì, riavvolgiamo il nastro. Sì. E torniamo alla settimana scorsa, ci eravamo lasciati con 65% Lucarelli, 35% Maran, lunedì scorso. Frutto di cosa? Di una prima conversazione a distanza tra Grella e Lucarelli, che risale a lunedì tarda mattina della scorsa settimana, a un incontro che era stato pianificato per mercoledì ma che è stato anticipato a martedì, quindi sintomo di qualcosa che stava accelerando. L'incontro si è svolto a Roma, nella stessa mattinata
il Catania, la persona di Grella e di Bresciano, ha incontrato anche Cristian Brocchi dopo Cristiano Lucarelli. Poi c'è stato un momento di stasi, non ci sono stati contatti, e il giovedì praticamente Grella è andato fuori sede per definire la questione allenatore, l'indomani la partita di Coppa Italia. Il giovedì pomeriggio sono ripresi i contatti, si è entrati nella, diciamo, specifico di quello che poteva essere l'accordo, la durata, tutte le varie clausole, però attenzione, nel frattempo il Brescia, che aveva esonerato Gastaldello, nella persona di Cellino, aveva contattato Lucarelli. Quindi in quei giorni di silenzio tra Catania e Lucarelli si era inserito il Brescia, che stava diventando indubbiamente un antagonista pericoloso, perché Brescia Serie B è comunque una piazza sempre di buona tradizione. Cellino a tutti i costi vuole Lucarelli. Quindi la notte del giovedì Lucarelli vive questa insomma situazione conflittuale. Da un lato il Catania, il suo cuore, qualcosa, cioè, che due ha società sempre... cercavano gli stessi allenatori, il Brescia e il Catania. Maran, che Maran, poi è finito al Brescia. Maran, esatto. Lucarelli, Maran. E Lucarelli vive questo conflitto. Da un lato il Catania, insomma la scelta di cuore, qualcosa che lui ha sempre conservato come sogno da realizzare. Dall'altro la Serie B, il Brescia. Con un accordo ancora in evoluzione col Catania da discutere, insomma, le condizioni. Fortunatamente Cellino dice a Lucarelli: guarda, se vuoi venire tu sei il benvenuto, ma devi venire solo, senza staff tecnico. Quasi Lucarelli inconsciamente ringrazia questa circostanza per fare dire definitivamente di no a Cellino e per veramente salire sulla prospettiva concretamente di tornare a Catania. E poi si sviluppano i dialoghi, le proposte, controproposte, quello che succede in ogni trattativa, fino a quello che domani diventerà ufficiale, cioè la firma sul contratto. E appunto possiamo questo, dire che domani sì, Cristiano dirige il suo primo allenamento, esatto. E di che contratto si tratta? È un contratto intanto di 2 anni e mezzo. Con Lucarelli aveva il contratto fino al 2025 a Terni. Per venire a Catania lui da subito ha chiesto, ma anche per una questione di progettualità, di avere 2 anni e mezzo di contratto, quindi scadenza 2026. Sulle prime il Catania dice di no, poi dice di sì, quindi si incomincia a ragionare su ovviamente aspetto economico, su clausole, su discorsi legati al rendimento, per arrivare poi a quella che è la versione definitiva che domani troverà l'ufficialità. Innanzitutto il Catania vede in Lucarelli una guida che va oltre la panchina, abbiamo detto prima, una sorta di allenatore manager, un uomo con le spalle larghe, che conosce bene la categoria, che comunica in modo corretto, leale, carismatico. Quindi su questi presupposti il Catania sente di poter dare a Lucarelli, non dico carta bianca, ma un ruolo veramente centrale nel limbo tra i quadri dirigenziali e quelli tecnici. Cosa c'è di particolare nell'accordo? Chiaramente il Catania in questione in Serie C, ragionando sul presupposto realistico che il Catania concluda questa stagione in Serie C, viene inserito a una clausola nel contratto che riguarda la stagione 24-25, cioè il prossimo campionato. Sì. Una clausola che in buona sostanza prevede che qualora il Catania a fine stagione non si classifichi tra le prime 3 squadre nella stagione regolare, il Catania come club può, sottolineo può, esercitare una clausola risolutiva, pur riconoscendo a Lucarelli il salario previsto per la stagione 25-26, la successiva, salario prevista per la stagione 25-26. Qualora invece si centri questo obiettivo, cioè Catania nelle prime 3 alla fine stagione regolare in Serie C, stagione 24-25, il contratto di Lucarelli si proroga di un altro anno e scade il 26-27. Quindi un incrocio di prospettive che comunque ha trovato in questo senso
proposte, controproposte, riflessioni, fino ad arrivare a questa valutazione definitiva. Chiaramente, se il Catania quest'anno, per qualsiasi circostanza favorevole che oggi non immaginiamo, dovesse andare in Serie B, questo discorso legato alla clausola ovviamente viene... decade e diventa un contratto biennale. Bravissimo. E arriva il biennale iniziale. Perfetto. Quindi questa, diciamo, la... la ricostruzione. La ricostruzione e la trattativa. In più possiamo dire che Lucarelli ottiene di portare tre collaboratori, e sono il vice che è Vanigli, il preparatore atletico che è Giuseppe Colombino, tra l'altro è catanese, e il preparatore dei portieri che è Spinosa. Quindi anche questo, diciamo, ha avuto un suo peso specifico, perché ovviamente l'allenatore che lavora col suo staff, e qui Carlo ci può ovviamente dare la sua chiave di lettura, è la forza di un allenatore, quello di portarsi via il suo staff, chi cosa deve fare, in che modo. Diciamo pure che rimane invece soltanto il tattico del Catania, cioè il match analyst, che già era con Lucarelli nelle precedenti, cioè Ivan Alfonso rimane, fa parte dello staff, invece da definire a questo punto il ruolo di Lele Catania e di Tomei, il preparatore dei portieri, che in qualche modo erano legati al DS Antonello Laneri, e che quindi a questo punto nella successione in panchina da Tabbiani con l'interim di Zeoli fino a Lucarelli, a questo punto potrebbero anche non trovare più spazio nello staff, e quindi ci sarà anche in questo senso un profondo rinnovamento dei quadri tecnici. Possiamo dare una chiave di lettura, sì, a tutto questo ragionamento? Chiaramente, scusa Angelo, sì, l'ultima cosa. La clausola relativa al campionato Serie C 24-25, di cui ragionavamo prima, da un lato ha, diciamo, questo discorso legato al rendimento, ma dall'altro lato però non esplicita quali saranno gli investimenti del Catania per la stagione 24-25, vale a dire il Catania strutturerà finanziariamente una squadra in grado di arrivare tra le prime tre. Qui chiaramente questo è un rischio che si assume Lucarelli, perché ovviamente sottoscrive il contratto oggi, ma non sa quello che sarà poi realmente il business plan del Catania per la prossima stagione. In qualche modo diventa anche il costruttore, diciamo così, della squadra che verrà, potrebbe, sì, avere voce, però, in questo. Dico, nell'economia complessiva chi rischia un po' di più è Lucarelli. Certamente. Cioè, oggi, nel senso a bocce ferme, ok? Allora, prendendo per buono letteralmente quello che ho detto. Racconto perfetto di Alessandro in termini giuridici significa probabilmente quello che è stato invece il ragionamento col quale ci eravamo lasciati con Cristiano Lucarelli in quella trasmissione, quando ho detto io fino a c'è l'ultimo rantolo, l'ultimo rantolo rimango a Catania. Cristiano Lucarelli sceglie di venire a Catania perché ha chiaro il progetto, ed è il progetto che esplicita quel lunedì in quell'incontro con Grella. Quell'intervallo di silenzio, l'esplorazione di altri allenatori, probabilmente dipendono dalla circostanza che Cristiano Lucarelli ha inteso proporre una struttura tecnica di una squadra che entro la prossima stagione vinca il campionato non da seconda, non da terza e senza passare dai playoff. L'idea di Cristiano Lucarelli è la prossima stagione, ormai prendere la squadra dove, e lì abbiamo fatto un ragionamento sul quale, al quale Lucarelli non si sottrae, bisogna riprendere, cercare di arrivare anche con partite e con vittorie sporche più in alto possibile e poi di giocarsela. Cristiano Lucarelli sa che qui ha una forza che tutte le altre squadre, quelle che vediamo in alto, in quella classifica non hanno, 18-20.000 persone che possono diventare l'autentico volano in un momento di autentica euforia. Vero, siamo doppiati tecnicamente rispetto alla Juve Stabia, rischiamo di essere doppiati rispetto al Benevento, grosso modo. Cioè, in questo momento dobbiamo guardarci le spalle. Alla tredicesima giornata, ma l'idea progettuale è arrivare lì. Dopodiché, avere spiegato alla società qual è l'impianto anche economico sul quale bisogna muoversi, perché non credo che non sia stato uno degli elementi che sono stati sottoposti a Grella e ovviamente per il tramite di Grella direttamente a Pelligra, perché non si può immaginare una stagione come quella dell'anno prossimo con investimenti
per quella che è la prospettiva di Lucarelli, inferiori ai 10-12 milioni di euro. Devo andare in pubblicità prima, però devo passare necessariamente... Ma anche perché, Angelo, sì, secondo me è importante sottolineare un motivo, forse il vero e più importante motivo dell'arrivo di Lucarelli in questo momento. Dopo la pubblicità, prima però andiamo da Naomi, sì, che ha una serie di messaggi. Io leggerei solo questa invocazione, perché al momento mi sembra l'unico messaggio plausibile. Santa Eduzza miracolosa, Vergine martire, pensaci tu, illumina la squadra, facci sognare. Catanisi semu di cori, d'amore e più tutti, Forza Catania 130 special. Per il momento questo è ciò che serve. Vabbè, ci vediamo dopo. D'accordo. Ci fermiamo, torniamo fra pochissimo, restate con noi. Questo non è... Ci siamo lasciati con un interrogativo di Alessandro Vagliesini. Da lì partiamo, Carlo, vediamo un attimino. L'interrogativo è più che altro una constatazione. Una constatazione. Da come l'aveva preparata, sembra che stava per dire il ciaffico. Perché se c'è un motivo, se c'è il motivo dei motivi, è il ciaffico. È la circostanza che Lucarelli, proprio nel suo curriculum professionale, valorizza i giocatori. Cioè giocatori che con lui arrivano, diciamo, con un coefficiente di rendimento del 60, con lui arrivano a 80. E il Catania in questo momento ha proprio bisogno di un allenatore con queste caratteristiche, un allenatore che, lavorando sulla testa e poi quindi sulla parte tattica, sulla parte atletica, dà quel qualcosa in più e fa superare la soglia del rendimento fino a quel momento tenuto da quel giocatore. Posso dire questa è una squadra, sì, questa è una squadra che nell'insieme è regredita, certo. Tutti sono andati indietro, quindi credo che la scelta di Lucarelli in questo momento sia funzionale, e poi ti do la parola, a capire quanto può valere realmente questa rosa, anche perché non lo sappiamo. Anche perché, aggiungo, se dubbi e perplessità sono assolutamente state trasversali rispetto all'impianto dei giocatori che sono stati presi nell'arco di questa stagione, reputo che tutti quanti non possiamo non dare atto della circostanza che il Catania ha programmato una politica sui giovani giocatori in rosa che è assolutamente all'altezza di qualunque migliore aspettativa. Partiamo da Betters, no? Giocatore che davvero è agli inizi di una carriera ed è già giocatore titolare in Serie C1, l'anno scorso era un illustre sconosciuto. Castellini, un altro di quei giocatori giovani che il Catania ha mantenuto in rosa con enormi sacrifici, perché ovviamente sul profilo di Castellini rimangono ovviamente i riflettori di squadre di ben altre categorie, e il Catania lo ha mantenuto. Chiarella è un altro di quei giocatori che alla fine della scorsa stagione il Catania ha fatto, diciamo, carte false per poter mantenere. E allora, se questi profili... Uno in rampa di lancio è Maffei. Andrò. Un altro, esatto, in rampa di lancio è Maffei. Mi però, è piaciuto veramente tanto la partita di Coppa Italia. E allora, se siamo tutti d'accordo che probabilmente qualche censura può essere fatta sul rendimento degli anziani, chiamiamoli così, dei giocatori navigati che sono arrivati a Catania, non altrettanto possiamo dire sul profilo di un innesto che era quello progettuale e programmatico. Lì reputo che Grella e la società abbia investito forse troppi più soldi, ma spesi bene, rispetto a quelli che poi sono andati a mancare nell'impianto della prima squadra. Della struttura della prima squadra. Se siete d'accordo, facciamo una breve parentesi sulla partita di ieri. Se siete d'accordo, vi faccio vedere come sono ci vedono i nostri. Lo facciamo un po' dopo. Vabbè. ci arriviamo fra un po'. Un attimo, stai tranquillo. Vogliamo vedere qualche episodio della partita. Facciamo vedere qualche episodio della partita. Facciamoci e dopo mal. Poi facciamo, perché la partita non è che ci fa stare allegri per quello che è stato ieri. Quindi poi dopo magari ci facciamo una bella risata tutti quanti insieme. Andiamo a vedere questi episodi. Il primo caso, l'occasione che è stata mancata da Rocca. In qualche modo c'è un po' di egoismo lì, no? Già, Sarao aspetta solo il passaggio all'indietro, invece Rocca tira dritto verso la porta del Cerignola e poi spera di fare il tunnel al portiere. In realtà bastava alzare la testa per
mettere Salao nelle migliori condizioni per sbloccare il risultato. Vediamo un'altra occasione. Questa però che Rocca nei primi 45 è minuti è stato il migliore nei primi 45 minuti. Vediamo d'accordo. Il gol adesso del Cerigno. Però parte tardi, la dovremmo vedere da quando inizia l'azione, perché possiamo... lì c'è proprio la chiave di volta. Però... racconta Carlo. Sarao che viene indietro. Allora, c'è un errore tecnico sicuramente di Sarao che non riesce a proteggere palla, e poi vedi come esce qua, Quaini esce male, perché la difesa era scappata bene con i tre, Quaini era in mezzo ai due difensori centrali, a Lorenzini e Silvestri, ma scappa dietro bene, ma poi esce sul portatore di palla lasciando libero, vedi? Uh-huh. Lasciando libero l'esterno d'attacco, e poi in questa situazione non possono fare più nulla. Somiglia al gol di Castellammare. Quindi secondo me, sì, un tantino, ma non è la prima volta che vediamo che la difesa non è posizionata bene in situazioni simili, quindi ci sarà da lavorare molto anche dal punto di vista tattico sulla fase difensiva, che per i gol che ha preso il Catania non credo sia stata curata così bene. A proposito di tattica, Alessandro, sì, con Lucarelli si torna al 3-5-2. Beh, sicuramente è una delle opzioni più accreditate, quantomeno per dare solidità e per dare delle distanze più congeniale alla squadra in questo momento di difficoltà atletica, Carlo. Coprire meglio il campo e poi magari ottimizzare gli inserimenti per vie centrali, che il 3-5-2 può dare questo tipo di soluzioni, e quindi cercare di trovare nuovi spunti offensivi dai vari Deli, lo stesso Zammarini piuttosto che Zanellato, e magari trovare una posizione diversa a Chirico, ecco, bravo, che lì hai centrato, che lì sta diventando troppo Chirico leggibile. Chirico, che è il giocatore sicuramente più rappresentativo, più di talento del Catania, bisogna vedere come Lucarelli lo vede, perché dovrebbe giocare dietro la prima punta in un 5-3-2, quindi io non escludo che Lucarelli veda il materiale che ha a disposizione e possa sistemare la squadra in maniera diversa, che poi potrebbe anche essere il 3-5-2, sicuramente potrebbe anche essere. Ci sono quattro giocatori. Ma io mi ricordo che lui ha giocato anche 4-2-3-1, sì, e anche 4-3. Però poi, diciamo, in base al materiale umano, esatto, chiaramente. Quindi cerca di... ci vorrà. Ci sono dei giocatori sotto osservazione, nel senso che fino a questo momento hanno deluso forse un po' più degli altri, che sono per esempio Curado, Mazzotta, lo stesso Zammarini, che ha avuto una flessione importante, e Marsura. Questi sono i giocatori, secondo me, su cui Lucarelli pensa di lavorare con maggiore energia, perché è convinto. Questi sono giocatori che hanno fatto la Serie B, l'hanno fatta anche bene, e non possono improvvisamente aver disimparato a giocare a calcio in Serie C. Vediamo il prossimo episodio. Vediamo il prossimo episodio, poi magari ci torniamo sulle questioni tecniche, questioni tattiche. E qui siamo a... Sì, questa è l'occasione di De Luca. Una doppia occasione qui. Sì, il tiro di Sarao respinto al portiere, e poi De Luca non trova in diagonale la soluzione. Qui il tiro, insomma, è abbastanza velleitario da parte di Sarao. Il portiere, insomma, De Luca non compie vivo, un miracolo. De Luca arriva. De Luca arriva vivo. Bene. Sì. Poi purtroppo non riesce a stringere. Non era semplice. Sì, sì, assolutamente. Col sinistro che non è il suo piede, sì. Però l'intuizione ce l'ha dell'attaccante, che brucia, sa tutti, dove arriva la palla. Sì. Brucia tutti. Sì. Andiamo a vedere. Vediamo? Un'altra occasione è il tiro di Ravisarda. Anche lì anche si pecca di egoismo. Perché qui Dubikas fa il movimento a venire incontro a Ravisarda. Ravisarda invece prova questa conclusione senza fortuna e svanisce. Sicuramente sì. Può mettere la palla dietro, assolutamente, sicuramente, al rimorchio. Sì. Anche perché si muovono bene qui gli attaccanti. Uno va, sì, De Luca, no, si allarga bene la porta. E Dubikas viene a ricevere. C'erano l'eventuale scarico da poter sì. servire. Posso sottolineare un aspetto che probabilmente poi dalle immagini guardiamo l'azione, non guardiamo invece quello che succede dopo. È una squadra che ovviamente non si riconosce come squadra, perché in tutte le azioni che abbiamo commentato, che riguardano quelle poche azioni, sia in positivo che in negativo del Catania, c'è sempre uno o due giocatori che si lamentano in maniera plateale, vistosa, nei confronti del compagno di squadra. Prima Sarao, nel momento in cui Rocca tira, no, Sarao qui Dubikas. Esatto, qui Dubikas lo fa in maniera assolutamente evidente. Questo significa che c'è del nervosismo sicuramente. 13 certo. giornate non sono servite assolutamente a Tabiani, 12 giornate comunque non sono servite a Tabiani a costruire neanche un brandello
di gruppo, neanche un fardello di squadra. Cioè, questa squadra ha dei buoni solisti, quelli di cui probabilmente Cristiano Lucarelli dovrà cercare di tirare il meglio possibile, perché altrimenti per qualcuno di questi è assai probabile che, se il risultato dovesse essere fallimentare anche con Cristiano Lucarelli, a gennaio si aprono probabilmente le porte per una vendita o una risoluzione di contratto. È anche chiaro che, per quanto possa conoscere insomma, la categoria anche Cristiano Lucarelli, gennaio sarà un altro snodo importante per il Catania e per la gestione Lucarelli. Prima un nostro telespettatore ci chiedeva se arriverà un nuovo direttore sportivo. Nell'ottica del progetto allenatore-manager bisognerà capire se e quanto Lucarelli conquisterà la fiducia di Grella, ovviamente della presidenza del Catania. Ricordiamo che c'è sempre una dirigenza. A questo punto è probabile che da qui a gennaio arrivi, di concerto con l'allenatore, anche un nuovo direttore sportivo, quantomeno in questa prima parte di stagione. Non Leone, però, non Leone. Con cui Lucarelli aveva lavorato a Terni, ma non si sono lasciati benissimo. E quindi con ogni probabilità arriverà un nuovo direttore sportivo nell'ottica di una non solo rincorsa a questo campionato, ma di una programmazione anche al prossimo torneo e al prossimo campionato. C'è un'ultima pillola di campo che vogliamo vedere per stasera, ed è l'occasione capitata a Chiarella proprio nei minuti finali della partita. Sì, qui è lo stop che lo tradisce, perché lì, se riesce ad avere un controllo più orientato, può saltare il portiere o può scavalcarlo. Sì. O no, Carlo? Sì, sì, hai detto perfettamente. Diceva un mio allenatore, che era Papadopoulo, il primo stop condiziona la seconda giocata, è il più importante di tutti. Posso dire che però è un peccato che anche sotto, diciamo, il brevissimo intervallo di tempo dove insomma, è andato via Tabbiani, c'è stato questo interregno, si siano visti poco tempo, giocatori che invece, come De Luca, in quei 20 minuti ieri giocati con Michele Zeoli, poteva essere probabilmente utilizzato meglio e prima. Lo stesso Chiarella, che è un giocatore sul quale è vero che il Catania è andato con le pinze, perché è un giocatore che è di doveva progetto, avere bisogno di più tempo per riprendersi. Esattamente, avere la certezza dell'avvenuta guarigione, soprattutto nell'ottica di una preparazione atletica che nel frattempo stava mietendo vittime e giocate al rallentatore, che è stato un altro di quegli aspetti che hanno rallentato l'ingresso in campo di Chiarella. Perché è chiaro che, per quanti errori abbia commesso la società Grella, è anche vero che Grella non è uno che il campo non l'ha mai conosciuto, non l'ha mai visto, è un uomo di campo, è un uomo che si è accorto che da almeno un paio di mesi questa squadra non aveva una preparazione atletica in grado di poterle garantire. Non aveva un'anima, Angelo, soprattutto. Ma anche no, la preparazione sul piano muscolare, fisico, è anche in grado di poter sia gestire le partite. Lo vediamo alla 13ª giornata, 45 minuti, si spegne il Catania. Stop, non è soltanto una questione di emotività, no, ma anche una questione di rincorsa, no, di scatto, che non c'è, non esiste. Una squadra che andava. Però la correzione è stata tardiva, Angelo. Correzione assolutamente tardiva. Si doveva fare molto tempo prima. Prima perché che queste evidenze le avevamo già evidenziate almeno 7-8 partite fa. Tu fai tanti racconti di storie legate ai numeri, io me ne sono fatta una ieri durante la partita e stavo guardando gli allenatori dal 90 in poi del Catania, no, per dire come l'errore era anche statistico da parte sulla scelta di Tabbiani, perché chi ha fatto bene a Catania sono stati sempre allenatori di carattere, partendo, dico, non è uno scherzo, ma da Melo Russo ad Angelo Busetta, passando da Piero Cucchi, da Pasquale Marino, da Walter Zenga, da Sinisa Mihajlovic, l'arrivo poi di Vincenzo Montella, il Ciolo Simeone. No, il Ciolo praticamente è arrivato qui, che esatto, non aveva praticamente allenato. Si è formato. Quindi allenatori di grande carattere, dall'altro versante i filosofi del calcio, dico, bravi allenatori, Bianchetti, Gianni Mei, Simonelli, Costantini, Azzori, Marco Giampaolo. No, quindi adesso sulla scia di quegli allenatori bravi, preparati, competenti, ma che erano, diciamo, meno legati alla
fisicità, no? Del rapporto con la città, con la squadra, no? Con un rapporto legato anche all'energia. Chi era più teorico, chi era più tattico, non ha fatto bene a Catania. No, e in questa scia il concetto è chiaro, Padanè. Facciamo una sosta. Riprendiamo da Naomi e poi le pagelle vogliamo vedere? Le pagelle vediamo. Fra un attimo le vediamo, tanto vuol dire, okay, che c'è tantissimo, vabbè, da vedere. Naomi, arriviamo da te. Pubblicità. Corriamo perché abbiamo tanta roba. Allora, ricominciamo da Naomi e vediamo le pagelle. Quindi non i messaggi, no, le pagelle. Prima vediamo le pagelle, poi i messaggi. Okay. Un po' in contropiede, però ci arriviamo. Ci siamo con le pagelle, eccole qua. Ci siamo. Prima dobbiamo vedere però il meno peggio. Il meno peggio. No, lo spoiler mi avete fatto. Di solito, vabbè, è lui. Alessandro Quaini, voto 6. Vaglia Sindi scrive: ci si potrebbe chiedere dove fosse in occasione dello sviluppo dell'azione da gol. In verità, era in attesa della sponda di Sarau, che mai è arrivata per l'errata giocata del compagno anticipato da Ruggero. In generale ha prestato un contributo di sostanza, dividendosi tra impostazione e protezione al quartetto difensivo. Il suo lo ha fatto. Mentre, vedendo un attimino il campetto, volete commentare il migliore? Beh sì, vediamo il campetto, no, stavolta non sono molto d'accordo con Alessandro. C'è anche Rocca 6, Rocca, stesso okay. voto. Allora, stesso allora, voto, ma il migliore è Quaini. Per me il migliore è Rocca, okay. Primi 45 minuti, certamente Rocca il migliore in campo. Andiamo sul campetto, dai. Quaini ha fatto il suo, sì. Hai detto bene. Sì. Non ha fatto abbastanza per essere il migliore, quantomeno Rocca ci ha provato. Però al secondo tempo è un po' spento Rocca. Alessandro, spiegami. Ma è scomparsa tutta la squadra nel secondo tempo. Dimmi qualcuno che si è trasformato da ectoplasma a essere umano nel secondo 45 minuti. Campetto, dai. Campetto e chi ha coordinato questo campetto, quindi allenatore Zeoli, voto 6, in porta Betters, stesso voto 6, per Rapisarda voto 5, 5 e mezzo a Silvestri, 6 a Lorenzini e Castellini, centrocampo 5 a Zammarini, stesso voto a Beli, 6 a Quaini, 6 a Rocca, 5 e mezzo Chiarella, in attacco 5 a Chiricò, 6 a Zanellato, 5 per Sarau, 5 per Dubiscas, 5 Bosic, De Luca, voto 6. Commentato già. Confermo che anche Castellini non ha demeritato. No, ed è stata un'altra delle situazioni che ieri o poi comunque avrei voluto chiedere, ma se la partita fosse andata probabilmente in maniera diversa a Michele Zeoli. L'aver inserito Castellini a sinistra e non avere tenuto in considerazione che Maffei poteva comunque avere invece un'alternativa di un giocatore anche Boa dall'altro lato. E Boa dall'altro lato. Secondo me a un certo punto i due esterni bassi li doveva cambiare. È chiaro che a Michele all'inizialmente si sia fidato di quei giocatori che ha avuto lui la scorsa stagione, e quindi è anche giusto che abbia inserito Castellini al primo minuto. E a Michele, oltre che ringraziarlo per averci fatto vincere quantomeno una partita in Coppa Italia, che non era una cosa facile in quel momento, e non deve sentirsi in colpa per non avere portato quei tre punti che probabilmente avrebbero consegnato la squadra a Lucarelli in un clima diverso rispetto a quello con cui l'ha rappresentata. Michele, non possiamo altro che ringraziarlo per quello che ha fatto, per quello che sta facendo con l'Under, sta facendo un ottimo lavoro, e per quello che ha fatto la scorsa stagione. Lui sì che è un progetto made in Catania. E mi sembra, ma perché rispecchia comunque quelle sono le caratteristiche, no? Di un certo tipo di allenatore. Ieri da bordo campo spingeva i suoi giocatori, nel primo tempo in particolare, ad andare avanti. È normale che anche lui ha l'esperienza. Angelo, anche lui è un tecnico che ancora deve formarsi, però ha tutte quelle caratteristiche che comunque lo disegnano anche con una figura di rilievo in proiezione futura, ovviamente, se ci saranno le condizioni. Michele mi sembra davvero una persona che poi parla al cuore della gente, parla diritto. Ma perché la maglietta, no? Quella maglietta indossata, che pesa, l'ha indossata. Una domanda, scusami, dal gruppo Telegram a Magico Catania Group, chiedono dello staff di Lucarelli. Abbiamo già detto prima, ci sarà il vice, ci sarà il preparatore dei portieri, il preparatore atletico. Allora, adesso vediamo il calendario del Catania e poi vedremo il prossimo avversario e poi ci saluteremo. A maggior ragione adesso, per capire in che proiezione poter valutare il lavoro di Lucarelli, col calendario che la regia appunto ci stava mostrando, eccolo qui.
Sono 7 partite fino alla fine del girone d'andata, 6 di campionato, una di Coppa Italia, Serie C, ottavi di finale. È stato ufficializzato oggi la data, è 29 novembre 18:30 al Massino, partita secca, Catania-Crotone. Campionato adesso, che non è, insomma, cattiva, nel senso, neanche come collocazione, perché sì, arriva dopo un sabato, dopo una domenica, c'è un turno infrasettimanale, non ci sono partite troppo a ridosso, troppo prima e troppo dopo, e arriva dopo 2 settimane e mezzo dall'arrivo di Cristiano Lucarelli. Proviamo, quindi, a pesare questo calendario, se possiamo rivederlo, non peraltro perché il Catania, abbiamo visto prima, per un'anomalia, visto il recupero della partita di Brindisi seconda giornata, ha giocato 3 volte di seguito in trasferta. Adesso in qualche modo si va a riequilibrare questo discorso di alternanza. Complessivamente giocherà in casa 3 volte contro 3 formazioni, insomma, di medio-basso livello. In questo momento il Catania è una squadra di medio-basso livello, quindi sarebbero scontri salvezza, potremmo definirli, contro Turris, Francavilla e Sorrento. In trasferta dovrà giocare a Giugliano, a Messina, partita verrà anticipata al sabato alle 20:45, e poi a Benevento, dove si chiuderà il girone d'andata. In teoria, insomma, le due trasferte, Messina e Benevento, sono le gare più complicate per diversi motivi di questo lotto di partite, anche se ovviamente l'insidia è sempre dietro l'angolo, Carlo. Sì, sì, io vedo il calendario e sono ottimista, cioè si può fare veramente un filotto di vittorie importanti e riagguantare e mettersi in una posizione di classifica diversa prima della partita di Benevento. Sono tutte avversarie sicuramente inferiori nei valori del Catania, e questa scossa potrebbe veramente servire per fare un filotto di risultati importanti. Riguardare il calendario e pensare che mancano 6 partite alla fine del girone d'andata, e quanto probabilmente, quanti punti il Catania ha dissipato nell'arco di queste 13 giornate iniziali. Il rendimento interno è disastroso. Disastroso. Il rendimento casalingo pesa su tutto, perché poi anche una sconfitta fuori casa, tra virgolette, la puoi assorbire meglio in funzione di un rendimento casalingo di un certo livello, di 2 punti a partita, ok? Chiaro. Ora, avere queste sconfitte, dopo che già in casa hai fatto disastri, ti pesa come un macigno e amplifica ancora di più la situazione in negativo. Direi di vedere, Angelo, sì, dobbiamo correre, accelerare, di vedere anche il prossimo avversario che arriva sabato. Con 2 R o 1 R, Angelo? Questo dipende, innanzitutto è femminile, perché arriva la Turris. Innanzitutto è femminile e poi... Però ascolta, la storia è facile, non ti devi assolutamente dispiacere, perché ancora qualcuno di noi, non dico in termini generali, di noi colleghi, ancora lo scrive con una sola R, quindi... Il, la, una, esatto, R, due, allora, R. È sì, la, ciò che vuoi. Allora, qui il quesito è 2 R o 1 R? 2 o 1? 2. Bene, allora dici cosa ha fatto la Turris ultimamente, Naomi. Beh, la Turris ha indubbiamente vinto contro il Crotone per un risultato di 2-3, un pareggio con il Messina, perso con il Foggia 2-1, mentre riporta un risultato ottimo col Potenza 2-3, perde contro il Taranto 3-1, mentre con la Casertana perde 1-0. Quindi, diciamo, partite sempre... diciamo con un rendimento altalenante, o vittoria o sconfitta, ma sempre con tanti gol fatti o subiti. Una squadra... trasferta è una squadra che, sì, comunque 2 partite è riuscita a rimontare. Assolutamente sì. E a realizzare 3 gol. Però è una evidente flessione, come diceva Carlo, forse è il momento migliore per affrontare la Turris. E come leggiamo questo? Arriva una squadra in grande difficoltà, quindi bisogna azzannarla. Come leggiamo a questo punto l'invito di Michele Zeoli ad aiutare il Catania? Domenica sabato si gioca al Massimino, sarà uno stadio di 17.000 persone, rincuorato all'arrivo di Lucarelli. Anche se sabato ore 14 non è ideale, è molto peggio sabato alle ore 18, sì, a questo punto, no? Sabato alle ore 14. Sarebbe stato ideale farla magari di sera. Probabilmente comunque non saranno meno 17.000 spettatori, anche perché c'è l'arrivo, il ritorno di Cristiano Lucarelli, c'è grande attesa, c'è un'esortazione chiara, evidente, di aiuto nei confronti di questa squadra. Io penso che la gente di Catania, rispetto al campo e quello che
comunque sta dimostrando questa società non potrà non essere vicina, anche perché, ripeto, abbiamo visto campionati incredibili svilupparsi con vittorie di campionati da chi era quarta, quinta, sesta. Ma ne abbiamo un minuto, dobbiamo andare a chiudere, dobbiamo far vedere anche un'altra cosa. Secondi è meglio che arrivare quinti. Molto, molto interessante, un paio di messaggi. Naomi, e poi faccio vedere delle foto che sono una sorta di trasformazione. Okay. Non vedo l'ora, le ho viste, fine, non dai. So cosa sia. Nel frattempo leggo, scrivono: Lucarelli quest'anno avrà un altro nemico, la Cabala. Negli anni che finiscono col 4, il Catania non è mai stato promosso. Ma non c'è, ve ne uscite una nuova puntata. Facciamoci del male, no, mi prego. Ve ne uscite una nuova puntata, io non lo so veramente. Sono sicuro che Patanè vorrebbe essere al casello dell'autostrada per fare la prima intervista esclusiva a Lucarelli. Probabilmente non è escluso che si possa fare. Verso l'una di notte ci trovino al casello di San Gregorio, a me con Alessandro. E chi ci dice che tu non l'abbia già fatta l'intervista a Lucarelli? Lasciamo questo suspense. Ancora, già a gennaio bisognerà cambiare mezza squadra, scrive Giuseppe. Poi non so come interpretare questo messaggio. Aviti i facci tirati in do studio, cosa intende sottolineare? Facci tirati che sente? Facci tirati quando sei avvilito, quando sei sfinito. Ok, siamo tutti avviliti. Allora vi leggo quest'ultimo, scrivono: ciao ragazzi, andiamoci piano con l'entusiasmo, rischiamo di bruciare tutto. Ah, non era quello, quest'altro è quello che volevo leggervi per ultimo. Ma secondo entusiasmo me, non credo che ne abbiamo esatto. trasferito, anzi abbiamo parlato di lotta per la salvezza in questo momento, quindi. Chiuderei così la finestra con casa oggi, secondo me nulla è ancora perso per la stagione in corso. Ah, benissimo, questo è un buon auspicio. Ottimismo, allora, ottimismo. Siamo in chiusura, allora proprio per chiudere abbiamo lasciato i regali di Patanè, perché come, poi ce li ha soltanto lui. Come ci cose. Vedono da casa. Come ci vedono da casa. Come ci vedono da casa. Con chi cominciamo? La... Carlo, insomma io direi... No, Carlo. Cominciamo con te, va bene. È questo. Così ti vedono da casa. Così sono. Sembra io. Ivan Zazzaroni. Esattamente. Però, aspetta, poi andiamo da Carlo. Andiamo da Carlo, vediamo se abbiamo Carlo da vedere perché, dopo. Perché in fondo Carlo poi... Ci da casa ti vedono così. No, questo sono io. Questo è Gagliano. Bambina. È davvero, cioè Gagliano è fantastico. Però forse il più fantastico è Alessandro. Sì. Vediamo la prossima, vediamo la prossima, cose che ci portano dalla regia. Carlo. Sembra un tronista. Esatto, sembra, ti vedo come un tronista. Ti hanno rifatto il look. Ma il top è sicuramente. Io devo ringraziare. No, questo è Alessandro. Inquietante. Che un po' con Bertalunghi, un po' i Mazzanicchi, no, pazzesco. Sei veramente pazzesco. Ma ho una cugina che esatto. è così, esatto. Quindi... però possiamo dire che queste cose in fondo ci piacciono, no? Sì, perché certo. È il modo con cui la gente ci vede, ci interagisce con noi. Aspettiamo quelli ovviamente che riguardano anche... Certo, anche Naomi. Ci no, non mi sento continua... offesa da questa cosa, però grazie. Che io continuo a chiamare Noemi e se no, ne vede no. altri. Naomi, allora, se ne vede altri. Ci possiamo fermare. Ci sfumano. Ci d'altronde sfumano. Con questa voce già io faccio il passaggio all'altro sesso da sola ultimamente, no, quindi non è un problema. Fermati lì. Grazie Naomi. Ciao, grazie a voi. Per essere stata con noi. Grazie a Carlo Brede, che ritroviamo sabato con Diretta Stadio. Chiaro che sì. Attenzione, torniamo alle 13.30 sabato. Con gli spaghetti con gli spaghetti mentre siamo al in dente. Onda. E poi c'è venerdì c'è la preview per presentare la partita di sabato del Massimino. Quindi ma prima incontriamo Cristiano Lucarelli. Prima incontriamo Cristiano Lucarelli, senz'altro. Alessandro, grazie anche a te. A voi. Buona serata. Salutiamo Angelo Patanè. Grazie. Devo ringraziare chi ha lavorato in regia. Sono stati tanti oggi che hanno lavorato stamattina, da Fabrizio Rizzo che ha confezionato parte del prodotto, poi nel pomeriggio anche Massimo Ceraolo, Matteo Calbagna. Assistiti anche alla regia dal collega in audio oggi all'assistente, no, non c'è Ottavio oggi, c'era Massimo oggi, invece c'era Fino, c'era Mauro Quattrocchi, ci sono tutti. Ci siamo dimenticati solo di una persona. Vediamo Gaetano Marano, non potevamo dimenticarci di Gaetano. Grazie, abbiamo fatto un po' tardi, ci rivediamo lunedì come sempre per Corner.